Sensazionalismo e curiosità per i ritrovamenti che si stanno verificando in queste ore sulla spiaggia tra Praia e Tortora. Ieri pomeriggio l'attenzione dei passanti è stata richiamata dalla carcassa di una capra, mentre in serata si è fatta strada la notizia del rinvenimento di resti umani da parte di alcune ragazze che avrebbero addirittura ricostruito parte dello scheletro di una persona. Questa mattina sull'Arenile gli uomini dell'Arma dei Carabinieri della stazione di Praia a Mare erano intenti alla ricerca e alla raccolta di altri resti. Questo è il risultato complessivo dei ritrovamenti. I carabinieri attendono adesso l'arrivo di un medico specialista che possa chiarire la natura dei resti ossei. Dalle dimensioni e dalle forme di alcuni di questi pare più probabile che si tratti di resti di animali, per altre il dubbio è legittimo. Solo la perizia potrà stabilire la natura dei resti ed eventualmente anche l'identità della persona che con molta probabilità sarebbe annegata nelle acque del Tirreno. Intanto non è da escludere che, vista la piacevole giornata di sole, la curiosità per questi ritrovamenti possa invogliare un po' di gente ad una passeggiata in riva al mare.